Ciao, benvenuti nello studio Kinesiologia e Counseling Psicologico Body Mind. Oggi con questo video voglio parlarvi di stretching, stretching tecnica Bob Anderson, che è una tecnica che si usa moltissimo in ambito di ginnastica posturale. Questa metodologia di stretching si compone di due fasi, una tensione facile o anche tensione iniziale e una tensione di sviluppo. Per tensione intendiamo uno stiramento, un allungamento muscolare non particolarmente eccessivo. La prima fase, appunto, la tensione iniziale, prevede di assumere la posizione dello stretching e di mantenerla da un minimo di 10 secondi fino anche a 30 secondi, dopodiché una piccola pausa per poi ripetere lo stesso movimento, lo stesso allungamento, applicando il concetto della tensione di sviluppo, dove una seconda volta si ripete il movimento di allungamento sempre per un lasso di tempo di un minimo di 10 secondi fino ad arrivare anche a 30. Diciamo che la media di 20 secondi potrebbe essere quella più indicativa e più corretta. Da un punto di vista di respirazione, anche il metodo Bob Anderson prende molto a carico il respiro e prevede ovviamente una respirazione molto calma, tranquilla, profonda. Evitare di trattenere l'aria e quindi l'aria entra ed esce tranquillamente. Che cosa ha Bob Anderson forse di diverso rispetto ad alcune tecniche di stretching? Ha l'idea di non arrivare mai ad esagerare e a sentire dolore. Quindi le due fasi, quella di tensione iniziale e di tensione di sviluppo, portano l'allungamento a un'intensità non eccessiva e a una percentuale che potrebbe essere identificata sull'80-85% massimo della mia massima estensibilità e allungamento muscolare. Questo perché giustamente Bob Anderson, come molte altre filosofie, considerano il riflesso di tensione. Il riflesso di tensione si innesca ogni qualvolta in cui noi stiriamo i nostri muscoli in modalità molto forte e un po' forse superiore alla norma. Il riflesso di tensione si attiva attraverso i fusi neuromuscolari e apparato tendineo del Golgi che registrano ogni stiramento ed è un meccanismo di difesa, dove quando il muscolo viene stirato seriamente tende a difendersi contraendosi. Quindi immaginate, io sto allungando e nello stesso tempo, da un punto di vista di riflesso, ho la contrazione. La cosa che può accadere, l'evento che può accadere, è che durante questo tipo di stretching un po' ritenuto eccessivo si possono creare dei microtraumi. Microtraumi sono lacerazioni del tessuto connettivo e del tessuto delle fibre muscolari. Queste lacerazioni nel tempo creano delle cicatrizzazioni che rischiano di far sì che il tessuto diventi più rigido e meno estensibile, con l'unico vantaggio a questo punto di irrigidirsi un po' di più. Quindi nello stretching Bob Anderson, che applichiamo ovviamente in ginnastica posturale, no dolore e non vale il concetto di più soffro, più ottengo, più mi impegno, più miglioro, anche perché ginnastica posturale non è prestazione, non è agonismo, non è desiderio di arrivare a vincere una gara. È il desiderio di stare bene, di mantenere una buona salute e una buona omeostasi. Vi faccio vedere adesso alcuni esercizi di Bob Anderson classici, di stretching già conosciuti, ma appunto con questo tipo di applicazione. Immaginiamo adesso di voler allungare il bicipite femorale, il menisco pleurale della gamba distesa in avanti. Fase di tensione iniziale, chiedo al soggetto di allungarsi, afferrando con le mani il punto più lontano sulla gamba e di arrivare alla posizione dove non si sente dolore e si inizia a respirare per circa 20 secondi. Attraverso il respiro, Bob Anderson suggerisce di cercare di diminuire la tensione e ad arrivare quasi a una posizione mantenuta comodamente e piacevolmente. Dopo la fase iniziale, tensione iniziale, ritorno, mi prendo una piccola pausa e passo alla tensione di sviluppo, dove incremento leggermente, scendendo un pochino di più. Nuovamente no dolore, arrivo alla mia posizione, la mantengo comodamente per altri circa 20 secondi, respirando profondamente. Il respiro deve favorire il rilassamento e l'allungamento muscolare. Dopo 20 secondi ritorno e ovviamente cambio gamba.
Ripeto dall'altra parte, nella stessa modalità, quindi stendo una gamba, tensione iniziale, quindi di nuovo una fase relativamente meno intensa, dove mi preparo e inizio a respirare, favorisco così l'allungamento, evito il riflesso di tensione e respiro profondamente. 20 secondi circa, adesso vado un po' più veloce, ritorno in posizione neutra, piccola pausa, tensione di sviluppo, quindi ripeto una seconda volta e aumento la mia discesa, senza esagerare, senza dolori eccessivi, e rimango a respirare tranquillamente circa 20 secondi. Dopodiché ritorno in posizione e concludo. Questa modalità è applicabile a qualsiasi esercizio di stretching, qualsiasi esercizio che già conoscete. Se volete applicare Bob Anderson, avete solo la necessità di praticare in questa modalità. Tensione iniziale, 20 secondi circa, stop, tensione di sviluppo, altri 20 secondi. Quindi tutto quello che già conoscete lo potete adattare a Bob Anderson in questa modalità. Adesso vi voglio presentare un piccolo protocollo che anche Bob Anderson consiglia per le tematiche legate a piccoli fastidi di tensione lombare della bassa schiena. Iniziamo in questo modo. Ci mettiamo tranquillamente sdraiati a terra e andiamo ad unire le piante dei piedi, divaricare le ginocchia, mani in appoggio sull'addome e mantengo questa posizione per 20 secondi. Inspiro ed espiro profondamente. Conclusa questa piccola parte di 20-30 secondi, rilasso un attimo, ritorno in posizione neutra e applico la tensione di sviluppo, quindi nuovamente unisco i piedi, posso forzare leggermente per aumentare un pochino di più l'apertura, a questo punto posso passare dalle mani in appoggio all'addome anche alle mani in appoggio all'interno coscia ed esercitare una piccolissima pressione, sempre senza esagerare, e attivo la mia respirazione per circa 20 secondi. Posso inspirare dal naso ed espirare dalla bocca o inspirare ed espirare dal naso tranquillamente. Richiudo lentamente la posizione delle gambe e passo al prossimo esercizio. Nuovamente posizione distesa, afferro con le mani il ginocchio e lo avvicino al petto. 20 secondi con la tensione iniziale, chiamata anche tensione semplice. Rilasso stendendo, faccio passare qualche secondo, un po' di respiri, riafferro il ginocchio e per altri 20 secondi mantengo la posizione. Ovviamente ripeterei il tutto dall'altra parte, per questione di tempo, non fare un video troppo lungo, faccio una parte sola. Il prossimo esercizio prevede di stare con le gambe piegate, le mani dietro la nuca e aprire i gomiti cercando di appoggiare a terra. A questo punto respiro e rimango in questa apertura per 20 secondi respirando nella modalità indicata, lentamente e profondamente. Dopodiché rilasso, chiudo un attimo leggermente, ritorno in posizione di partenza, attivo la tensione di sviluppo, quindi riapro e nuovamente rimango a respirare per 20 secondi. Nuovamente richiudo e rilasso. Passo al prossimo esercizio dove a cavallo la gamba sinistra, in questo caso per me sulla destra, braccia leggermente aperte, porto in torsione mantenendo lo sguardo fermo dritto al soffitto, scendo con una tensione appunto iniziale che mantengo per 20 secondi,
ritorno in posizione di partenza, sgancio anche proprio la posizione di accavallamento, recupero un attimo, ritorno in posizione di lavoro, applico la tensione di sviluppo, quindi posso anche scendere un pelo di più, raggiungo quindi una posizione di tensione superiore, sempre sguardo rivolto al soffitto, altri 20 secondi, conclusi i quali torno e riappoggio le gambe e risalgo per una piccola pausa. Ricomincio dal primo esercizio, quindi nuovamente scendo lentamente, piedi uniti, ginocchia divaricate, fase iniziale, 20 secondi di respirazione con le mani all'addome, ritorno, chiudo, fase di sviluppo, 20 secondi con le mani che esercitano una piccola pressione dall'alto verso il basso. Concludo anche questo passaggio, ritorno in posizione e allungo adesso bene il più possibile il corpo, stendendomi bene con le braccia e con le gambe il più possibile, una sorta di auto allungamento. 20 secondi, dove continuo questo allungamento, dopodiché lascio, scarico completamente. Fase di sviluppo, nuovamente allungamento, addirittura cerco di guadagnare ancora qualche millimetro rispetto alla fase iniziale. E rilasso dopo 20 secondi. Altro esercizio, se molto semplice, tutte e due i piedi in appoggio, devo schiacciare il tratto lombare, delordosizzare, autoallungare il collo e mantenere questa posizione per 20 secondi. Quindi sotto la schiena in questo momento non ci passa nulla, sotto la schiena intesa come zona lombare. Mollo completamente, ritorno a un piccolo spazio, fase di sviluppo, altri 20 secondi di schiacciamento del tratto lombare a terra, autoallungamento e respirazione profonda e completa. Ritorno piano piano in posizione e concludiamo con l'ultimo esercizio, che è quello che prevede una fase adesso di avvicinamento delle ginocchia al petto e sollevamento della testa per portare la fronte tra le ginocchia. Contrazione, 20 secondi. Ritorno piano piano in appoggio, scarico completamente. Ripeto una seconda volta con un piccolo incremento per la tensione di sviluppo, quindi vado un pochino ancora più in chiusura, sempre respirazioni profonde e complete, schiaccio bene la zona lombare a terra, scendo. La conclusione dopo questo piccolo protocollo è semplicemente ruotare su di un fianco, meglio se il fianco sinistro, e rimanere qualche secondo completamente rilassati a respirare. Si conclude qua questo piccolo protocollo di esercizi per ridurre leggermente le tensioni a livello lombare con applicazione tecnica di Bob Anderson in ambito di stretching. Abbiamo visto quindi Bob Anderson come può essere applicato in ginnastica posturale con le due fasi, fase di tensione iniziale, tensione praticamente iniziale, e fase di tensione di sviluppo. Grazie a tutti e alla prossima!